La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3672, delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace e delle abbinate proposte di legge numero 1338, 1669 e 1696. Ricordo che nella seduta del 26 aprile si è conclusa la discussione generale e i relatori e rappresentanti del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Avverto che fuori dalla seduta sono stati ritirati dal presentatore tutti gli emendamenti a prima firma D'Ambroso. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge e degli emendamenti presentati. Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principio riassuntive ai sensi dell'articolo 85,8 ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine, scusate, a tal fine la componente politica alternativa libera possibile del gruppo misto è stata invitata a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire, invito i relatori e i rappresentanti del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti a tale articolo. La parola al relatore di maggioranza. Prego. Sì, grazie Presidente. Relativamente agli emendamenti all'articolo 1, il parere è invito al ritiro, parere contrario su tutti gli emendamenti. La ringrazio. Allora, il relatore di minoranza turco, prego. Presidente, se mi può magari elencare lei. Subito. Allora, 1.1 Colletti. 1.3 Mi rimetto all'Aula. Favorevole. Andrea Maestri. 1.4 Colletti. 1.5 Contrario. Colletti. 1.6 Contrario. Colletti. Contrario. 1.7 Colletti. Favorevole.